Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, eccoci qui di nuovo con Formula 1 2023, signori. Siamo prontissimi per quello che è l'ultima gara, l'ultimo appuntamento di questa nostra prima stagione con la sportiveggiante. Nel mentre, tra un gran premio e l'altro, nel mentre che passava il tempo, è arrivata una proposta di rinnovo del contratto per il nostro secondo pilota. In realtà, pensavo fosse attivo dal prossimo Gran Premio, cioè per la nuova stagione. In realtà è già cambiato adesso perché ho cambiato il nostro collega. Abbiamo defenestrato il buon Fittipaldi. Però calcolate che se rinnovavo a lui il contratto sarebbe rimasto fino ai 6 mesi successivi, quindi a metà stagione prossima. È strana sta cosa del rinnovo del contratto perché sì che te lo fa avere in anticipo, però l'ultima gara fagliela correre, invece la caccia direttamente, ci ha messo il nuovo pilota che poi andrete a scoprire. Quindi un po' sta cosa, un po' stramba perché come detto volevo cambiare pilota per il prossimo anno, però me l'ha tolto già da adesso. Vabbè, comunque. Nel mentre, per quanto riguarda la ricerca e sviluppo, come detto, c'erano dei cambiamenti di regolamento, quindi sono andato a parare un pochino le modifiche che ci saranno al telaio, quindi adesso i componenti a rischio non ce ne sono. Stessa cosa per quanto riguarda il comparto di resistenza, siamo riusciti a recuperare entrambi, quindi visto che abbiamo un po' di punti li possiamo investire un pochino in quei reparti che non cambieranno, così nel mentre l'anno prossimo ce li ritroviamo. E a questo punto andrei al motore per il semplice fatto che aerodinamica non c'è nessuno sconto, c'è questo qui ma a 950, mo vediamo se c'è pure un altro. Però a sto punto andiamo a migliorare la testata, già che ci siamo, la facciamo normale, poi arriverà per il prossimo, per la prossima stagione e va bene. Io nel mentre sto cercando ancora di abituarmi con il nuovo volante, pian pianino ci abitueremo per l'appunto. Forse questo si può fare. Sì, facciamo anche questo, come detto, sempre per il prossimo, per la prossima stagione. Perfetto, signori. Allora andiamo in pista. Abbiamo fatto le qualifiche non benissimo, nel senso che, come detto, devo ancora abituarmi un pochino a tutti i settaggi, soprattutto lato pedaliera, perché è lì che vai a regolare quella che è la tua, tra virgolette, memoria muscolare, perché dopo che utilizzi per tanti anni uno stesso setup, stesse impostazioni, poi in automatico fai quei movimenti e anche in quel caso ogni tanto ti esce qualche errorino. Quindi ripartire da capo è quello che ci vuole un po', però è semplicemente una questione tempistica. Pian pianino ci abitueremo e troveremo tutte le nostre. No, le regolazioni in realtà già le ho fatte, solo il feeling che pian pianino stiamo comunque migliorando. Ho visto già rispetto al Gran Premio. Vabbè, il Gran Premio scorso a Las Vegas era un po' problematica la situazione, che Eccoci tra qui l'altro di ci è andata nuovo, bene. ultima Vabbè, una corsa botta di de culo Fernando, con la safety lasciamo alle car, spalle un'altra quindi è stagione stato di un vittorie podio e molto controversie. strambo. Novità, e rimane solo questa gara negli Emirati Arabi su un circuito che ha fatto il suo spettacolare debutto nel 2009. Andiamo a Ahimè, vedere però la griglia di ora partenza, passano signori, le così vedete anche qualifiche e il nuovo diamo un'occhiata acquisto alla nella situazione in sportiveggiante, classifica. che secondo me è George adatto, Russell ha chiuso le per qualifiche con il miglior tempo accompagnare ieri Buzzi. e partirà oggi dalla pole position. E appena dietro prende posto Max Verstappen. E ora vediamo il resto della griglia. Norris, Sainz, Noi con Hamilton, Norris ci Leclerc, giocavamo il posto, il settimo Perez, posto, ma Oscar Piastri, Gasly, Ocon, Zhou, Tsunoda, Vedi, pure Bottas, Zhou ha il tristo cambiato. mietitore, Albon, Fittipaldi, Stroll, No. Mansell, Hülkenberg, Nigel. Perez, Sergeant. Infine, Kevin Magnussen a occupare Ma l'ultima hanno posizione. cambiato i piloti prima Manca della fine del poco campionato, alle quindi 5 luci a del tutti semaforo quanti c'è presso stato il Singapore. Può cambio farcela, sì. di contrattuale. Però scusa, Ultima l'ultima gara gara della li cacci, stagione. mi Buon pare strano, però. divertimento. Vabbè, comunque è andata così un po' per tutti. La strategia ci propone quella un pochino degli stronzi, quindi noi andiamo a rimettere questa, 7 giri con le soft e 8 con le medie. Lì faceva fare 8 e 7, quindi forse le soft ce la fanno pure a fare 8 giri, però facciamo così, andiamo a togliere un pochino di benzina. E signori, abbiamo Nigel Mansell al nostro fianco, un pilota storico, ho optato per Nigel che ci sta, il leone d'Inghilterra,
Non mi ricordo come si tornava indietro. Ok, quindi adesso, signori, mi raccomando, fate il tifo per quest'ultima gara. Ci giocavamo, come hai detto, mi sembra il settimo posto con Lando Norris, che era dietro di noi di 6 punti, ma difficilmente riusciremo a tenerlo dietro, visto che nel finale di stagione la McLaren sta andando veramente a cannone. E vabbè, vedremo cosa riusciamo a combinare, signori, mentre lì davanti si giocano comunque il mondiale, Sainz, Verstappen e... Mi sa solo loro due forse possono aggiudicarselo. Comunque, pronti per il Gran Premio, signori, dai! Dai! C'è un po' di traffico, quindi meglio non esagerare. Zhou anche ha cambiato casacca e va... Madonna, la Aston Martin comunque adesso ha due Fittipaldi. Insomma. Attenzione qui, grande staccatona. Forse non benissimo per la Aston Martin. Noi purtroppo abbiamo... Non una gran velocità. Porco due. Una staccatona un po' pericolosa, ma siamo riusciti, nonostante tutto, a tirare veramente un freno a mano lì. Tra l'altro è uscita anche una patch recentemente, anche se non ho fatto caso a quello che va a modificare. A fixare più che modificare, in realtà, perché le patch dopo un po' fixano. Oh, la partenza era ok, adesso fai attenzione ai possibili rischi. Andiamo concentrati. Lì davanti c'è Leclerc. Guarda lo Zhou però come va, eh? Si è fomentato dal podio dello scorso Gran Premio. Ci credo. Lo scorso Gran Premio ci ha graziato la safety car, visto che tutti gli altri davanti a noi sono dovuti rientrare, quindi... Stroll, tra l'altro Stroll, sbaglio o non l'ho visto, è stato, cioè, tu pensa, Stroll cacciato dal team di suo padre, ma per essere rimpiazzato da Zhou o Fittipaldi, no? Dipende uno dei due, uno ha rimpiazzato Alonso, l'altro Stroll, ci sarà di che parlare in casa Stroll. Sarà della maretta. Gli abbiamo lanciato Fittipaldi in un team consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Avviciniamoci a Leclerc, che dobbiamo usare il DRS per forza, se no ce li iniziamo a perdere. C'è problemi. Vai, vai. Anche perché prima di motore andavamo a cannone, mo invece la nostra prepotenza in velocità è un po' scemata. Poi vediamo per la prossima stagione, perché noi abbiamo dovuto fissare tante cose. Gli altri chissà. Chissà gli altri come si ritroveranno, se avevano abbastanza punti da non perdere praticamente ricerche o altro. Poi vedremo come sarà
ad inizio prossima stagione il, sulla carta almeno, il tabellino delle prestazioni. Andato lì l'ingresso in curva, tanto lì davanti Perez ha sopravanzato Piastri. Piastri un po' più lento, che forse sta rallentando Leclerc, ma noi stiamo iniziando a perdere un pochino, non riusciamo a tenere il ritmo di quelli lì davanti purtroppo. Stiamo soffrendo parecchio. Perez un pochino se ne sta andando, Piastri sta trattenendo un po' Leclerc. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 9 giri. La finestra del pit stop si è aperta. Sto iniziando a sentire che ci sono delle difficoltà di tenuta. Abbiamo perso pure DRS, anche se abbiamo tirato la staccata, ma ci ha fatto perdere ancora di più. Insomma hanno forte. Sportellatevi. Meno se Piastri un pochino fa da tappo, ma anche semplicemente per darci il DRS, così non la sto tenendo più. Eppure le gomme non sono così consumate in realtà, eh? Insomma, perso tantissimo. Perso veramente tanto. Aspetta che mo non so qual è il tasto, però. Otto. Qual è l'otto, mo? Ah, questo è l'otto. Non l'ho premuto prima perché penso che dovevo premerne tanti, quindi ho detto proviamone uno. Lo ricorderemo che è questo. Una sosta decente. Rientriamo nei tempi previsti. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Non saprei. Attenzione. C'è una bandiera gialla per... Attenzione Norris! Alcune informazioni su Norris. La vettura ha un grave problema, a quanto pare dovrà... Buono per noi, signori, buono per noi. Ok, via libera. Mamma mia, guarda la Leclerc, quanto ha guadagnato. E che addirittura... Buon per noi e per il nostro settimo posto. Adesso vediamo dove riusciranno gli altri. Leclerc l'abbiamo perso nettamente. Per carità, la Ferrari è nettamente anche più veloce della nostra, però. Nigel è rientrato ai qua. Nigel ai box. Poi la scelta di Nigel, signori, io il mio primo gioco di Formula 1
era per Game Boy ed era Nigel Mansell World Championship, una cosa del genere. Quindi anche una cosa, diciamo, di cuore, affettiva, c'è una certa, quindi. Correva Nigel Mansell, Senna, Prost. No, Prost non so se c'era, che non mi ricordo che stagione fosse. No, credo, non mi ricordo. È rientrata per un cambio gomme, ha montato gomme medie. Anche Piastri comunque è nettamente davanti a noi, quindi Leclerc mi sa che ha superato anche Perez, che ha messo le dure. La fitta ha guadagnato tanto Leclerc, eh. Solo noi abbiamo perso una madonna di tempo. Cioè c'erano Perez, Piastri e Leclerc tutti insieme. Abbiamo perso 5 secondi su Perez, che è quello che vedo. 4 su Piastri, anche se Piastri già stava un po' più avanti, quindi. Però non credo siano componenti generali dell'auto, che stanno messi abbastanza bene. Però abbiamo perso, attenzione, ecco, dicevo, stavamo perdendo quasi la posizione su Gasly. Le due Alpine hanno messo entrambe le gomme dure, vediamo se riusciamo a tenerle dietro, perché non è cosa facile. Sì, adesso sì, un pochino si è ricaricato, però siccome ci stanno recuperando. Attenzione, Piastri si gira, no, lo passano facilmente anche loro. No, pensavo magari Piastri, che ne so, sbatteva una delle due Alpine, sempre in amicizia. Mi è dato sorpassare, rallenta. Mentre il gruppo si compatta, mantieni il tempo delta positivo. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. Non so se può andar bene per noi sta cosa, Perché ok che ci ricompattiamo a quelli davanti, ma noi più che altro adesso stavamo cercando di difenderci. Vabbè, ci rivediamo quando rientra la safety. Safety car è in questo giro. Attenzione che la safety si sta preparando a rientrare. Davanti a noi Perez con gomme dure. Speriamo gli si siano raffreddate un pochino. Dietro Gasly o Ocon. Quando mancano ormai 3 giri. Per altri 4 giri. Ok, via libera. Allora, già che riusciamo a sfruttare un po' di scia di Perez, giusto per allontanarci da Gasly e Ocon, che sono pericolosi. E qua freniamo molto meglio degli altri, ma purtroppo non è una zona dove ci si riesce ad imbucare. Che se siamo ripartiti benissimo qui, incredibile. Teniamo Perez, teniamo Perez.
proviamo a sfruttare lì la staccatona. Forse un errorino Perez, non lo so, però ci avviciniamo sempre qua. Qua abbiamo rischiato di prenderlo in pieno. Abbiamo carburante a sufficienza per altri due giri. Sono lì davanti che Sainz mi sa che ha qualche problema, sta facendo un po' da tappino. Apparentemente a Russell e a Leclerc, vediamo. DRS consentito, ripeto, DRS consentito. Ma frenano veramente in modo abusivissimo. E che cos'è? Ok, bel sorpasso. Perez. Dai, dai, peccato per quella stronzata, però dai, quando ti inchionano così in modo totalmente insensato, se può fare, se può fare. Sainz dovrebbe essersi aggiudicato il mondiale, infatti. I piloti hanno dato il massimo per rendere questa stagione una delle più appassionanti nella storia dell'automobilismo. Purtroppo può esserci un solo vincitore, ed eccolo qui. Il nostro nuovo campione del mondo di Formula 1. Noi ci siamo aggiudicati la posizione su Lando Norris. Va a vincere il Gran Premio Lewis Hamilton, secondo Verstappen e terzo il campione del mondo Carlos Sainz. A seguire Russell, la Mercedes e la McLaren hanno migliorato tanto, per quanto poi le due McLaren si sono fracicate tutte e due, però. La classifica piloti. Ciò significa che anche la rincorsa al leader della classifica è finita. Oggi incoroniamo il nuovo campione del mondo. Dimmi un po', Davide. Fino ha fatto Mansell? Non benissimo. Ultimo praticamente, a parte i due ritirati. Sembra una scelta ovvia, visto che stiamo parlando di un pluricampione del mondo. Ma in fin dei conti si è sempre dimostrato all'altezza della sua fama. Noi ci siamo tenuti la settima posizione. Dai, è raggiungibile, è finito il campionato. Nel frattempo prosegue la scalata alla classifica dell'Alfa Tauri dopo un weekend. Nel mentre, signori, la nostra sportiveggiante è stata quinta davanti ad Aston Martin, Alpine, Alfa Romeo, Williams, Alfa Tauri, Haas, non è che abbiano combattuto tantissimo, e vedremo per l'anno prossimo, signori, vedremo cosa riusciremo a fare. Dai, dai. Nigel, esordio non ottimale per lui quest'oggi, ma ci sta, una prima esperienza all'ultima della stagione, quindi è pure giusto così che abbia le sue difficoltà. Allora, qual è il problema? Rifiuta concentrazione guida, denaro 50.000 per
Avrei impiegato tempo nel simulatore, ma Mansell crede che dovremmo investire maggiormente nel reparto motopropulsore. Va bene, Grazie per essere intervenuto e aver risolto. cioè. Sono d'accordo. Mo' hai visto subito che la macchina, insomma, ha le sue problematiche. Ci sta, ci sta. Allora, per quanto riguarda vabbè, la ricerca e sviluppo, poi signori, lo vedremo successivamente, Al momento non hai direttamente. nessuna rivalità. Prima o poi la stampa ti chiederà chi consideri come tuo rivale. Pensaci bene prima di scegliere, perché guadagnerai fama se riesci a batterlo, ma ne perderai altrettanta se non riesci Va nell'impresa. bene, va bene, va bene. Ragazzi, però noi ci salutiamo qui con questo episodio perché nel prossimo episodio andremo con la nuova stagione, andremo a scoprire come sarà la sportiveggiante del prossimo anno, almeno inizio prossimo anno, con il cambiamento di quelle che sono le forze, diciamo, in campo. Questa è la situazione attuale, quindi ultime Alfa Romeo, Williams e Alfa Tauri, poi sopra c'è la sportiveggiante. Lì davanti la Mercedes che ha risalito la classifica, Red Bull e Ferrari che sono un pochino, si sono alternate, anche McLaren è risalita. La Ferrari ha avuto qualche tentennamento perché a inizio stagione mi sa che era lì in cima e la Mercedes invece ha recuperato veramente tanto. Ok, signori, quindi noi siamo quart'ultimi dietro la Haas e davanti all'Alfa Romeo. Vedremo il prossimo, la prossima stagione dove saremo dopo la variazione di telaio e resistenza. Dipenderà quello dagli altri, naturalmente, se sono riusciti a tenerli o meno. Ragazzi, mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare sempre il canale. Seguitemi sull'altro sito per le live, secondo canale e Instagram. E vi ricordo sempre in descrizione che c'è il link a Instant Gaming se volete comprare giochi scontati supportando anche il canale. Ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da quel tale Ale.